55esima edizione del Vinitaly, siamo a Verona Fiere. Allora, presentiamo una cantina che festeggia 50 anni di storia e quindi insieme a questo, quanto è importante il Vinitaly oggi per una cantina come Citra? Il nostro 50esimo è un traguardo molto bello che dà lustro a quello che è stato un cammino che parte da lontano nel 1973. Noi abbiamo creato un neologismo per provarlo a spiegare. Ci tramandiamo dove racchiudiamo appieno quella che è l'essenza e l'identità di questa cooperativa di secondo livello. Per completarlo è così, da 50 anni ci tramandiamo vini, volti, valori con lo sguardo al futuro. Cosa voglio rimarcare con questo aspetto? Sicuramente la visione e i valori dei soci fondatori sono stati lungimiranti a capire come l'unione fosse la chiave di volta. Loro nel 73 hanno fatto un gioco di squadra, lavorando subito su una massa critica più allargata, più importante. Citra racchiude 9 cooperative, 3.000 soci vignaioli, 6.000 ettari, una base di 1 milione di ettolitri per oltre 20 milioni di bottiglie. E dall'altro lato, che cosa era importante? Non solo unirsi, ma far sì che questo gioco di squadra potesse nel quotidiano dare valore aggiunto, le corrette remunerazioni proprio ai vignaioli. Non basta farlo solo attraverso i valori, c'è bisogno dei volti, quindi dei volti, delle mani di queste famiglie che con molta passione e sacrificio portano avanti le vite, le viti sul territorio abruzzese cullato tra l'Adriatico e la Maiella. E per finire, torno a ripetere, la cosa che ci dà lustro è collocarle sulle tavole di tutto il mondo. Quella è la vera chiave di volta e quindi lo sguardo è sempre al futuro, possibilmente ai prossimi 50 anni. Diceva prima dei lanci, e allora cosa cantina Citra, l'azienda Citra, propone al Vinitaly 23? Bene, allora, sono tanti. Diciamo che quello che ci sta più a cuore è sottolineare come oggi questa azienda è stata premiata al concorso packaging con il premio speciale tecnologia e innovazione, con un nuovo formato, il bag in box ortense d'autore. Quindi oggi tutti dobbiamo metterci un attimino in discussione anche su quelli che sono i consumi del vino, non più il formato classico della bordolese, del vetro, ma anche formati alternativi. Uno è il bag in box, ma non visto come vino da consumo quotidiano. Anche aziende blasonate della Toscana oggi puntano sul bag in box per l'impatto ambientale, pesa meno del vetro, quindi significa un'attenzione all'ambiente. Ma oltre questo, per il futuro prevedo le lattine prenderanno sempre più piede. Dobbiamo allargarci e creare opportunità pure per svecchiare il settore vino e avvicinare i consumatori giovani. Dall'altro lato non posso non rimarcare l'edizione speciale dell'Ausvite, il top di gamma, i gioielli di Citra, 2 selezioni numerate di Montepulciano Riserva e Trebbiano d'Abruzzo, dove a livello enologico c'è la mano del dottor Cotarella che guida il nostro team di agronomi e tecnici, e dall'altro lato abbiamo provato a vestirla con uno smoking che anch'esso è stato premiato qui a Verona. Il nome ha 3 chiavi di lettura. L'Ausvite letteralmente è lode alla vita, quindi in un'ottica o cristiana, atea, agnostica, un grazie per questo dono lo dobbiamo. La seconda è in assonanza, l'Ausvitis, quindi lode alla vigna, ai vigneti. La terza, che è quella che ci sta a cuore, l'Ausvite è una poesia del D'Annunzio del Libro delle Lodi, dove lui esplica appieno il concetto di panismo, quindi l'unione uomo-natura. E noi sull'etichetta cosa abbiamo riportato? Un elemento materico, un pennino dorato del D'Annunzio, la sua stilografica, possiamo ripetere, che sia di buon auspicio con i versi più emblematici di questa poesia, che io ora provo a declamare a memoria, confidando
che li ricorda. Allora, tutto fu ambito, tutto fu tentato, ciò che non fu fatto io lo sognai, e tanto era il sogno che ne superò l'atto. Con questo cosa voglio dire? Rispecchiano appieno il sentire dei nostri soci vignaioli. Loro, andando in vigna, facendo sacrifici, cosa fanno? Non fanno altro che sognare, ambire, tentare e auspicare poi di regalare un nettare degli dèi a tutti i nostri consumatori. Bene, lei prima ha parlato di innovazione, quindi anche un occhio verso i giovani, ha declamato però una poesia d'annunziana, quindi c'è sempre un occhio alle radici, parlava di 3.000 famiglie, di 6.000 ettari, quindi questo è un lavoro, è un impegno, ma è soprattutto condivisione. La ringrazio, la sua domanda racchiude e condensa appieno l'identità e l'autenticità di Citra. La possiamo racchiudere in tre I. La prima è integrazione, il cooperare significa fare interazione, lavorare proprio tutti insieme, l'unione fa la forza, non è un motto ma è qualcosa che noi cerchiamo di attuare in modo poi da essere veramente portabandiera dell'Abruzzo nel mondo. E per finire l'ultima I è quella di internazionalizzazione, perché oggi un'azienda che rimane ancorata solo sul proprio territorio significa che non dà lustro allo stesso territorio. L'obiettivo che tutti noi dobbiamo cercare di avere è essere ambasciatori, promotori della bellezza di questo patrimonio unico anche di biodiversità che l'Abruzzo è, cullato, torna a ripetere, tra l'Adriatico Mar e la Maiella e il Gran Sasso, dove ci sono variopinte colline che ci inebriano soltanto a guardarle. Viaggio enologico tra le migliori proposte del Made in Italy qui a Verona Fiere, ha ovviamente l'edizione numero 55 del Vinitaly, ci conduce all'azienda Citra, con noi c'è Davide Diaz, enologo. Salve. Vogliamo fare un bilancio importante di questi giorni del Vinitaly per quanto concerne la vostra azienda? Un anno importante, visto che ricorre il 50° della nostra storia, e in questi 50 anni Citra ha svolto un ruolo importante sul territorio di aggregazione e di sviluppo del territorio. E un Vinitaly è stato interessantissimo, tantissima presenza sia internazionale che nazionale, e dopo questi anni bui del Covid, diciamo che è una rinascita per tutto il settore vitivinicolo enologico abruzzese, ma penso anche nazionale. Abbiamo presentato tanti prodotti nuovi, abbiamo la rivisitazione del nostro Laus Vita, uno dei prodotti top dell'azienda, abbiamo lanciato due etichette nuove, una rivisitazione delle etichette, un Trebbiano e un Montepulciano, da un progetto che sono 4 anni che Citra porta avanti, uno sviluppo legato a una mappatura e una zonazione del territorio, e questo ci porterà nel futuro soprattutto ad avere una gestione di tutti i vigneti in modo da avere una produzione più sostenibile. E questi due prodotti hanno riscontrato molto successo, parliamo di un Trebbiano 2021 e un Montepulciano 2018. Il Vinitaly è da sempre considerato un'ottima vetrina anche per quello che concerne poi gli sviluppi futuri dell'azienda, altri progetti. Allora, l'azienda Citra è un'azienda che ogni anno fa ricerca e sviluppo, progetti lunghi, stiamo concludendo quello della zonazione che per noi è fondamentale, importantissimo, perché la nostra idea è quella di riuscire a diversificare nei vari territori le migliori zone di produzione e quindi diversificare i prodotti, legando sempre di più la produzione alla sostenibilità del territorio, cosa fondamentale per il futuro della viticoltura e delle future generazioni, sia viticole ma non solo. Pino Giosagno, creative designer dell'azienda Citra, benvenuta. Vogliamo parlare di un importante riconoscimento? Sì, siamo felicissimi qua di ricevere il premio speciale tecnologia e innovazione del concorso Packaging di Vinitaly. È un premio alla prima edizione, perché il suo debutto, questa categoria, e averlo ricevuto con il bag in box Ortense d'autore per noi è sicuramente una grande soddisfazione. Un bag in box che ha tanto da raccontare, perché abbiamo con questa illustrazione
Orione raccontato la nostra città di Ortona in tutte le sue simbologie. Abbiamo un QR code in alto che ci permette di scansionare, di entrare, vedere tutto questo paesaggio che si anima, e ovviamente poi c'è la parte della sostenibilità, che la scelta di un bag in box ovviamente è sicuramente più sostenibile rispetto all'impatto di tre bottiglie. E vi ha anche però altro importante progetto. Sì, infatti siamo felicissimi anche di presentare la nuova linea spumante Trabocco Abruzzo ad hoc, pecorino e rosé. Aure Stelle, che è una nostra nuova referenza, e lo troverete in enoteca e ristorazione.